Ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite. E che vi aspetto anche su Instagram, MighiMakeup79, lì sono molto più attiva, quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale. Video profumoso, come avete capito dal titolo. E questa volta voglio parlarvi di due profumi che sono veramente qualcosa di meraviglioso ed unici, anzi una è un eau de toilette e l'altro è un profumo che sono della stessa marca, e sto parlando dei profumi che ho della Reminiscence. Allora, questi sono profumazioni che io ho preso su saldi privati perché hanno un prezzo abbastanza elevato, ma comunque su saldi privati si trovano spesso in super sconto, infatti li ho pagati tipo 1,17, 1,21, una cosa del genere, comunque niente. E i profumi in questione sono loro. Adesso con sta luce, ok. Questo è White Tuberose, e è l'eau de toilette, questo è un 100 ml, e sarà il primo che vi andrò a presentare. L'altro è Heliotrope, che sarebbe questo qua, e questo invece è un 50 ml, e questo è proprio un eau de parfum che lo indosso proprio oggi, davvero fantastico. La bottiglietta, adesso vi faccio vedere che opera d'arte. Questo è l'eau de toilette, è White Tuberose, come vedete l'ho bello che ho utilizzato, e è bellissimo perché ha sul tappo incastonati tutte delle pietre, ha delle decorazioni davvero molto belle e particolari che ricordano anche un po' il damascato. Qua c'è anche un cuore con due farfalline, ma è bellissimo davvero bellissimo, e nei minimi dettagli super impreziosito da questo tappo con pietre. E qua anche il nome della marca, appunto Reminiscence. Ma adesso vi voglio parlare di questa meraviglia, che anche essendo un eau de toilette ha davvero una buonissima e persistente profumazione. Allora, intanto metto la scheda sul computer così e vi leggo. Vi leggo la scheda, insomma. Allora, eccolo qua. Gli accordi principali sono tuberosa, floreale bianco, animale, floreale giallo e cannella. White Tuberose, eau de toilette di Reminiscence, è una fragranza del gruppo floreale da donna. White Tuberose, eau de toilette, è stato lanciato sul mercato nel 2015. La fragranza contiene note di tuberosa, ylang ylang e cannella. Quindi questo sicuramente è molto più semplice rispetto all'altro, che ha delle note, degli accordi molto più particolari. Però per essere, come vi dicevo, un eau de toilette, ha davvero una buonissima... Il profumo è meraviglioso. E è davvero anche abbastanza intenso, perché dura parecchio come profumazione. Poi, andando incontro all'estate, io invece di utilizzare le acque profumate preferisco di gran lunga un eau de toilette, perché comunque è più potente rispetto all'acqua profumata. Allora, questo profumo, come vi dicevo, gli accordi principali è la tuberosa, ovviamente, infatti si chiama White Tuberose, che è un... Il profumo della tuberosa è estremamente femminile e sensuale, infatti per me questa è un eau de toilette super femminile, cioè da proprio, è proprio sinonimo di femminilità questo. Cioè, io immagino che cos'è l'eau de parfum, perché c'è anche l'eau de parfum. E da sempre la tuberosa è una delle note più affascinanti usate nella profumeria. Poi troviamo appunto il floreale bianco, che come vi ho detto anche in altri video, vi ricordo che ho fatto una playlist di tutti i video sui miei profumi che vi lascio magari tra le schede, quindi se non avete visto gli altri video cliccate e andateli a vedere, e che appunto sono profumi, i fiori che appartengono a questa categoria del floreale bianco, sono profumazioni, fiori che hanno una profumazione molto narcotica e suntuosa, opulenta, e solitamente tutti i profumi che hanno questi accordi sono sinonimo e sono un codice di altissima e intensa femminilità, e questo lo è assolutamente, super sensuale, super femminile, proprio bello da morire. Poi ha l'accordo animale, che solitamente gli accordi animali apportano carattere a una profumazione, e un carattere sensuale però in questo caso, anche perché troviamo appunto i floreali bianco e la tuberosa, quindi gli apportano
carattere, un carattere sensuale li apportano e sono anche molto apprezzati solitamente i fiori bianchi come fissativi, aiutano a fissare le note presenti nelle profumazioni e a farle durare di più, e per questo, essendo un eau de toilette, ha una buonissima durata davvero. Poi ha il floreale giallo e i sentori floreali conferiscono a una composizione un tocco romantico e femminile, quindi come vi dicevo questa è davvero la femmina sensuale, è questa. E la cannella gli dà quel piccantino, lo rende caldo e fugace, lo rende caldo, intanto ho i cali di voce sempre quando faccio i video, e quindi gli dà quel tocco caldo e fugace al profumo, quindi è davvero molto bello e particolare. E quindi come avevamo detto, le note al suo interno sono solo tre, e c'è la tuberosa, che è appunto il fiore notturno, il fiore carnale, e dal potente, che ha delle potenti note dolci e narcotiche con un sottofondo umido e terroso. Solitamente questo evoca un po' la profumazione della tuberosa. L'aroma è voluttuosamente sensuale, proprio per me, io amo la tuberosa, è proprio sensuale come profumazione. È ipnotico, cioè è una delle profumazioni che io amo di più e che ricerco nei profumi, appunto è la nota della tuberosa perché mi fa impazzire. E per me la tuberosa è un profumo per la donna che vuole usare tutti i mezzi per arrivare e per sedurre senza alcuna inibizione, e questo è davvero la sensualità, un profumo super sensuale, bellissimo. Poi ha l'ylang ylang al suo interno, denominato il fiore dei fiori, e rappresenta una delle essenze maggiormente utilizzate nei profumi femminili. Anche questa, anche l'essenza dell'ylang ylang è un'essenza narcotica dolce con un sottofondo cremoso, viene un po' associato al fiore che profuma di harem, e l'harem si sa, ci si trovano tutte queste, quest'uomo e tutte queste donne che sono lì per lui, belle, super curate, no? È una fragranza ricca e inebriante, anche quella dell'ylang ylang, è sensuale, intensamente femminile, e quindi si sposa perfettamente con la tuberosa che troviamo all'interno di queste eau de toilette, e va a rafforzare la tuberosa, che è un fiore opulento, e quindi la rafforza, gli dà ancora più sensualità. Poi troviamo invece la cannella, che abbinata ai fiori dona un risultato caldo e avvolgente alle profumazioni, ha l'aroma dolce e femminile, e stimola un po', no, i ricordi e l'immagine della mamma che prepara i dolci, soprattutto magari a Natale, no? Ma fa anche sognare la cannella posti un po' più esotici, quindi è un profumo che è la sensualità e la femminilità impersonata, cioè qualcosa di veramente unico e meraviglioso. Io vi consiglio di prenderlo. Si trova anche le De Parfum, che immagino già questo dura tantissimo, immagino che cosa è quello, deve essere qualcosa di spettacolare, ma è qualcosa di meraviglioso. Io lo sto utilizzando tantissimo e mi piace da morire, è un profumo fantastico, buonissimo, veramente è uno dei più buoni che ho. Mamma mia, come lo apri si sente questo profumo di fiore sensuale caldo, che è unico veramente, troppo buono. E come riesco, come li trovo su saldi privati, voglio prendere anche le De Parfum, perché immagino cos'è, qualcosa di unico, quindi bellissimo veramente. Complimenti alla Reminiscence per questi capolavori. Quindi questo era il primo, che è un po' più semplice essendo appunto un eau de toilette, avendo poche note al suo interno, quindi era un po' più sempliciotto. Adesso passiamo a Eliotrope, non so bene come si pronuncia, comunque questa è la bottiglia del profumo, anche questa deliziosa, bellissima, verde, perché questo è un profumo molto verde, adesso vi vado a spiegare anche il perché, con il tappino che sembra un po' un gioiello, una pietruzza, cioè particolare anche questo, davvero molto bello, sembra un po', anche mi ricorda un po' un vassoio coperto di un dolcetto, perché poi all'interno questo è anche un profumo molto gourmand, infatti sopra c'è scritto Les notes gourmand,
perché da quello che vi andrò a leggere lo capirete. Comunque, gli accordi principali, prima di tutto, vi prendo la scheda. Allora, accordi principali: mandorla, balsamico, dolce, fruttato, vanigliato. Heliotrop di Reminiscence è una fragranza del gruppo orientale vanigliato da donna. Heliotrop è stato lanciato sul mercato nel 2013. Le note di testa sono fico e note verdi. Le note di cuore sono eliotropio, mandorla, cedro, sandalo e patchouli. E le note di base sono vaniglia, fava tonka, benzoino e muschio. Cioè, veramente un profumo super ricco di note al suo interno. Allora, come dicevo, accordi principali troviamo le mandorle, perché questo è davvero un profumo che sa di mandorla, è un profumo le note gourmand che ti fanno venire un po' fame, sensazione di dolce, di goloso. E le note di frutta secca aiutano a rendere più profonde le materie etere e terrose delle profumazioni. Poi balsamico. Il balsamico solitamente hanno l'odore dolciastro e avvolgente tipico delle profumazioni orientali, infatti questa, come abbiamo detto, è orientale, è una profumazione orientale. E quando si parla di accordi balsamici, nella mente degli appassionati della profumeria, si materializza subito, la sensazioni olfattive legate a note dolci, a note avvolgenti e calde, e questo lo è assolutamente, l'ho messo oggi, è fantastico. La dolcezza è uno degli accordi principali di questa profumazione, e appunto che danno morbidezza e persistenza e anche raffinatezza alla composizione del profumo. Fruttato, che si sposa bene con la dolcezza della profumazione e va a smorzare un po' dove serve e dona un po' più di freschezza alla parte appunto balsamica del profumo. Poi vanigliato è un accordo avvolgente, è gourmand appunto tipico della vaniglia. Nelle note di testa troviamo il fico che è un sentore delicatamente dolce e verde, per questo vi dicevo appunto che è una profumazione verde. Erbaceo e dal sottotono muschioso e legnoso, quindi si sposa perfettamente con tutto ciò che andremo a ritrovare nelle note di cuore. Verdi, come vi dicevo, appunto si riferisce alle note estratte dai steli o dalle foglie di componenti vegetali e solitamente esprime una caratteristica fresca, leggera e erbacea alla profumazione, che si sposa poi appunto con la parte del figo e con il resto che andiamo a trovare nelle note di cuore. Nelle note di cuore appunto troviamo l'elitropio, che l'aroma è dolce, è lievemente speziato con sfumature di mandorla e spesso viene utilizzata una molecola sintetica chiamata elitropina. Ma è molto, ha una profumazione molto mandorlata, che sa, è un fiore che sa di mandorla. Troviamo la mandorla, che è soave, delicata, avvolge il profumo e si lega perfettamente con le altre note che sono state usate per valorizzarlo e conferisce dolcezza e raffinatezza alla profumazione, quindi è stata messa proprio a meraviglia in questa profumazione. Poi troviamo il cedro, che in questo profumo, essendo utilizzato nelle note di cuore, ha un sentore fougère ed erbacea, quindi inizia con quest'aroma al balsamico che ritroviamo appunto, come vi dicevo, negli accordi principali, e alla fine va a sfumare verso note un po' più secche e legnose. Poi troviamo il sandalo, che solitamente con il suo aroma caldo di legno dolce viene utilizzato spesso anche per le sue qualità di fissativo, quindi anche un fissativo per le note di questa profumazione, e per questo è un profumo che ha davvero una persistenza pazzesca.
e si sposa perfettamente con la parte fiorita del profumo, quindi con l'eliotropio, e conferisce equilibrio alla profumazione. Poi troviamo il patchouli, che ha un odore penetrante e persistente. Ha note calde e sono vellutate, sono note di terra comunque quelle del patchouli, e rientra nella famiglia olfattiva boisée o legnosa. E ha questo odore dolce, erbaceo, speziato e balsamico. E quindi in questi accordi andiamo a ritrovare, cioè con queste note al suo interno andiamo a ritrovare la parte balsamica, ma comunque legnosa, orientale e calda di questo profumo. Poi troviamo le note di base che sono la vaniglia, che è usato da sempre come fissativo, e spesso nelle composizioni fiorite e non troppo complesse, quindi in questa profumazione è arciccio perché appunto troviamo un fiore soltanto al suo interno, e messa come nota di base, oltre che come fissativo per le altre note conferisce rotondità alla fragranza che ha la dolcezza come accordo principale. Poi troviamo la fava tonka, che il profumo odoroso è ricco, dolce, caldo, avvolgente, e ha sfaccettature mandorlate, vanigliate e caramellate, quindi è una nota che io amo tantissimo e che ricerco tanto nelle profumazioni della fava tonka, perché ha un sentore dolce ed erbaceo. E qui anche per questo vi dicevo che comunque è un profumo verde, perché ritroviamo tanto queste note calde, verdi, erbacee, di terra, quindi è un profumo verdissimo e a ciccio ci sta anche il colore scelto, che non penso sia stato un caso, dall'azienda. Poi troviamo il benzoino, che è una resina e in questa profumazione conferisce un odore dolce balsamico, morbido. Anch'esso mandorlato, un po' liquoroso, tipo il cherry, però, che è un liquore dolce, non è un liquore di quelli troppo forti. Leggermente pungente con una distinta nota vanigliata, e quindi pure questa nota al suo interno si sposa perfettamente sia per quanto riguarda la vaniglia, le mandorle, la fava tonka, che sono comunque tutte note che si somigliano tra di loro, che hanno questo aspetto gourmand. È un'essenza antica e preziosa il benzoino. Ha anch'esso un'impronta fissativa e avvolgente, per questo è un profumo davvero molto molto persistente, e prolunga la scia e caratterizza appunto la profumazione. Poi troviamo come ultima nota all'interno di questo profumo il muschio, che va a conferire profondità e pienezza, e spesso usato alla base di tutti i grandi profumi cipré, perché questo si può definire anche un cipré, quindi profumazioni raffinate e vellutate come questa. E assolutamente una composizione olfattiva molto ricca e particolare, ma comunque di note che bene o male si somigliano tra di loro e si legano perfettamente. Quindi è davvero un mandorloso, una mamma mia, buonissimo. Ma si sente tantissimo sia la parte balsamica, sia la parte verde del profumo, ma la parte gourmanda è quella che poi chiude il tutto e lo rende davvero fantastico e meraviglioso. Un profumo troppo dolce, troppo goloso, gustosissimo, che persiste a lungo. E dopo un po', io per esempio l'ho messo stamattina presto per portare Nicolas a scuola. Durante la giornata, adesso è l'una e venti, l'una e venti e qualcosa. Durante la giornata ti arrivano ogni tanto questa sensazione di dolcezza, di mandorla, di un dolcetto, come se hai un dolcetto sotto il naso, buonissimo e super goloso. Io amo alla follia, mi sono innamorata di questo profumo, è davvero fantastico, buonissimo, così come anche le de toilette di Tuberosa. Non amo, cioè ovviamente se devo spendere dei soldi preferisco comprare un eau de parfum rispetto a un'idea toilette, ma sono contenta di averlo preso perché questa è la sensualità in boccetta, cioè fantastico, buonissimo, e con tutto che, come vi dicevo, un'idea toilette comunque ha una buonissima durata, e questo è un dolcetto da avere addosso, da indossare
bello, caldo e avvolgente e soprattutto dura davvero a lungo, quindi sono due capolavori. Mi sono innamorata dei profumi di Reminiscence, ringrazio la mia amica Sara che me li ha fatti scoprire. Vi consiglio di tenere d'occhio saldi privati perché lì si trovano davvero in super offerta, prezzi stracciatissimi. Come li ritrovo ne prendo qualcun altro perché sono davvero fantastici e meravigliosi, troppo buoni. Quindi me ne sono davvero innamorata. Quindi, questi erano la presentazione dei miei due Reminiscence. Io, come al solito, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia, che vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere se li avete provati, se avete qualche profumo della Reminiscence da consigliarmi sotto nei commentini. Io vi ringrazio, vi mando un bacione grande e vi auguro un buon fine settimana. E se vi va, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Feel just like a rock star.